scolastico, poi ha collaborato per il Ministero della Ricerca, al Consiglio d'Europa, diversi progetti dell'Unione Europea, uno in particolare che poi si è realizzato a New York. Poi si è dedicata esclusivamente alla scrittura e ha scritto una dozzina di volumi e ha vinto un sacco di premi, in particolare per quelli che premiano il filone giallo, noir. Il suo ultimo volume, che abbiamo avuto il piacere di presentare a Lezia Morante quest'estate, Delitti post-datati, ma il premio noi lo vogliamo conferire per la carriera di scrittrice, perché lei comunque ovviamente mette al centro delle sue storie non una, ma sempre più donne, disegnando le varie sfaccettature. Quindi il premio WAB 2022 per la scrittura a Daniela Alibrandi. Ecco, un applauso, Daniela, guarda, te lo consiglio, qualcuno vede le foto, le fa? Facciamo, abbiamo le foto? Ok, quindi te l'ho consegnato, grazie a te, grazie per aver accettato il nostro invito. Guarda, questi li prendo io così li faccio vedere. Allora, lei ha portato ovviamente quelli più in tema dell'8 marzo, che sono Delitti negati nei sacri sotterranei. Sì, questo è Questo l'ultimissimo, è uscito a l'ultimissimo. Ah, dicembre. ok. E anche qui si parla di donne, di donne di femminicidio, di violenza. E l'altro L'altro invece. invece, una volta sole non basta, questo c'ha qualche annetto. Questo sì, è del 2016, difatti ho portato un po' il primo e l'ultimo, perché 12, ne ho pubblicati 12, 12. e con questo appunto l'ultimo. E io penso che noi scrittori abbiamo una grande, una bella arma. Che è quella di creare situazioni, scenari nei quali far scendere e far entrare il lettore, al di là dei titoli di giornale o di un titolo di cronaca. E proprio per questo, in tutti i miei libri, veramente in tutti, anche nelle trame thriller, nelle trame noir, come quella che abbiamo presentato anche appunto ad Elsa Morante, che era Delitti post-datati, io ho sempre acceso i riflettori su quella che è stata ed è la condizione della donna dagli anni, della donna italiana, dagli anni 50 agli 80, grosso modo. Una morte sola non basta, edito da Del Vecchio nel 2016, è stato presentato alla biblioteca della Camera dei Deputati ed è in edizione italiana nelle biblioteche di Harvard e Yale, proprio perché focalizza l'attenzione su un periodo storico e sociale a noi molto vicino. E su quello che è stato per le donne che votavano da pochi anni, perché il libro inizia negli anni 50, quindi noi non dimentichiamo che le donne hanno cominciato a votare dal 46 e negli anni 50 continuavano a vivere una sorta di sudditanza nei confronti dell'uomo, del marito e in seno alla famiglia. E quindi per me è stato importante portare il lettore all'interno di una di quelle famiglie. Si segue la vita di due bambine nate negli anni 50 e vittime di due tipi diversi di violenza domestica in casa, nel luogo dove dovevano essere più tutelate. E faccio vedere come una mamma, una moglie, dell'epoca praticamente non riusciva neanche a difendere, pur conoscendo, pur intuendo una situazione scabrosa, non riusciva a difendere queste figlie. E queste due bambine nel libro vengono seguite nella loro crescita, quindi nell'affascinante scenario e cornice del boom economico degli anni 60, delle contraddizioni degli anni 70, fino a che si incontrano e con la loro amicizia cercano un riscatto
a ciò che hanno subito, ed è lì che decolla la storia. Poi un altro testo a cui sono molto legata è Nessun segno sulla neve, perché in quel testo io parlo di quello, dello scotto che hanno dovuto pagare le ragazze del 68 della rivolta giovanile, quando cercavano di arrivare all'emancipazione, quella che per noi oggi sembra acquisita, però all'epoca era proprio un miraggio. E quindi quelle ragazze che avevano abbandonato le gonne lunghe, vestivano le minigonne, avevano, diciamo, anche nell'estetica, insomma, cercavano un cambiamento, erano piene di voglia di cambiare, hanno subito violenza di tutti i generi, da quella verbale a quella fisica e anche a quella sessuale. E in quel libro, Nessun segno sulla neve, proprio ho voluto portare al lettore il grido di quella generazione. Quelle strane ragazze ambientato nel quartiere Coppedè parla invece dell'utilizzo delle donne, del corpo delle donne come trappole di miele subito dopo la caduta del muro di Berlino, quando c'era bisogno di una diversa forma di spionaggio. E anche ecco, in questo ultimo che ho portato, che ne ha parlato anche Rai 3 sabato scorso, che è Delitti negati nei sacri sotterranei, porta il lettore di Janieri Edizioni, e porta il lettore anche a scendere addirittura nei sotterranei vaticani, si parla però di quello che è la violenza sulle donne e una violenza domestica vissuta in silenzio. E quindi sono trame a cui io tengo moltissimo, perché il mio impegno in questo mondo femminile per me sarà, penso, eterno. Già penso ad altre trame, ad altre cose. Amo Roma e quindi le ho volute ambientare in questa città. Ho vissuto anche all'estero, però Roma è quella che la città dove sono nata, che ho nel cuore e che è sempre piena di tante ispirazioni. E poi volevo, se vi posso, leggere uno stralcio di un articolo che mi è stato chiesto di definire per Cultura Femminile Juliet Magazine, praticamente definire tre parole che potrebbero cambiare il mondo femminile. E queste tre parole sono femmina, femminicidio e educazione sentimentale. Sono stralci, eh? Allora, quello che per me è il termine femmina racchiude un universo complesso, morbido, luminoso, contrastante, passionale, profondo, divertente e soprattutto incompreso, forse proprio per l'imponderabile versatilità che contraddistingue la natura femminile in contrasto con la prevedibile natura maschile, non me ne vogliano gli uomini presenti. E il femminicidio, invece, per il femminicidio ho espresso questo giudizio. Femminicidio, omicidio di una donna, una femmina. Fa impressione l'idea che un essere tanto complesso e determinante come è la donna, in molte culture presenti e passate, sia stato schiacciato, ucciso, eliminato come fosse un insetto che ha dato fastidio. E non ha importanza se è stata capace di ospitare e custodire la vita nel suo corpo, se ha amato e protetto il proprio ambiente con le sue intuizioni e con il suo infaticabile lavoro. Alla fine ha dato fastidio ed è per questo che è stata uccisa. Forse aveva smesso di amare, illudendosi di essere una persona libera, o più semplicemente era cresciuta e non si vedeva più in sintonia con tutto ciò che la circondava. La sua determinazione è stata interpretata come un insulto, la sua voglia di emancipazione e la ricerca di libertà sono state un'offesa punibile, sì, ma solo con la morte. Per fortuna gli uomini non sono tutti uguali, non è giusto generalizzare, ma quelli che arrivano a tanto non si pentono. Anche se chiusi in gabbia, il loro pensiero vola solo a quell'ultimo istante nel quale, con il loro drammatico gesto finale,
hanno dimostrato qual era la vera essenza del loro amore, quel malsano senso di possesso, la naturale inclinazione alla prevaricazione. Sentimenti che non si placano neanche se sono chiusi in una cella. Mi sembra di vederlo, quel guizzo soddisfatto, un sorriso malcelato, mentre guardando il mondo attraverso le sbarre e nella loro mente scorrono con intimo compiacimento le immagini di quegli occhi sbarrati che chiedono pietà, di quella femmina che nell'ultimo alito di vita ha ascoltato solo il sibilo delle loro parole. Tu sei mia e non te ne vai. Bravo.